Di chi è questa giacca? È mia. Di chi è questo impermeabile? È suo. Di chi è quella macchina? È sua. Di chi è quello zaino? È nostro. Di chi sono quei vestiti? Sono loro. Di chi sono quelle sciarpe? Sono mie. Di chi sono questi bicchieri? Sono suoi. Di chi sono quelle bibite? Sono sue. Di chi è questo cappotto? È mio. Di chi sono quegli orologi? Sono nostri. Di chi sono quelle case? Sono loro. Di chi è quel bambino? È suo. Di chi sono questi giornali? Sono suoi. Di chi è quel gatto? È tuo. Di chi sono quelle valigie? Sono loro. Di chi è stata l'idea? È stata mia. Di chi è l'auto qui fuori? È sua. Di chi è quella villa? È nostra. Di chi sono questi maglioni? Sono tuoi. Di chi è questo tavolo? È mio. Di chi sono quelle moto? Sono loro. Essere stato bere bevuto chiedere chiesto. Conoscere. Conosciuto. Cuocere. Cotto. Muovere. Mosso. Nascere. Nato. Piacere, piaciuto, scrivere, scritto, stringere, stretto, vivere. Vissuto. Vincere. Vinto. Vedere. Visto. Accendere. Acceso. Dire, detto.
Ci siamo visti diversi mesi fa. Non ho trovato nessun traffico. Fino a stasera ho troppo da fare. Basta poco per pulire la casa. Ho sentito cosa dicono gli altri. Abbiamo poche piante in casa. I dipinti qui sono di varie epoche. Nel libro ci sono alcuni sbagli. Dopo mi bevo un altro caffè. A scuola tutti vanno d'accordo. Oggi non ho visto nessuno. Devo risolvere certi problemi. Ogni libro deve stare in ordine. Avete perso molti documenti. Domani siamo al nuovo zoo. I colleghi sono dal gelataio. Lisa è a Venezia in vacanza. Ieri ho parlato con un amico. Penso di uscire dopo le 9. I tuoi amici vanno al cinema. Appena lo vedo, chiedo a lui. Ho Sabato vado a un concerto. Domattina andiamo da Paolo. Andate al mercato più tardi. Sono appena andati al bar. Oggi vado a letto alle 10. Ad agosto andiamo in Italia. Vado a Lisbona in macchina. Stasera andiamo in discoteca. Ho i colleghi vanno al ristorante. Luca va in montagna a sciare. Oggi devo andare dal dottore. Vado in vacanza in autunno. Gli altri sono andati in città. Appena esco vado in banca. Mio cugino sa parlare lo spagnolo. Io non conosco tanta gente qui. Tu sai dov'è la stazione degli autobus? Noi conosciamo un buon ristorante.
Loro non sanno il mio indirizzo. Tu conosci il mio compagno di stanza? Chi conosce la città di Firenze? Non conosco nessuno in questa città. So che lui si è diplomato. Noi non conosciamo il tuo collega. Io non so parlare il giapponese. Io non conosco il giapponese. Voi non sapete quanto abbiamo pagato. Questa settimana ho conosciuto molti studenti. Tu sai come si cucina il pollo? Mia zia conosce una ricetta buonissima. Tu non conosci nessuno di Napoli? I miei colleghi non sanno quanto guadagno. Non so cosa ci sia in quella busta. Abbiamo visto un uomo che non conosciamo. C'ero anch'io, ma non ti ho visto. Claudia e Luca sono a scuola. I tuoi amici non ci vengono. Non lo hai detto né pensato. Giovanni viene, ma non mangia. Puoi bere vino oppure acqua. Luca è stanco, quindi non viene. Mangio sia la pizza sia il gelato. O paghi o ti mando via. Sta piovendo, quindi non esco. Elisa non parla perché è stanca. Claudia dice che hai ragione. Siccome piove, uso l'ombrello. Te lo spiego così che tu capisca. Canto ogni volta che guido. Anche se a gennaio fa caldo. Se piovesse starei a casa. Ho il caffè solo se è lungo.
È uscito come se avesse fretta. Adoro il blu, ma odio il verde. Mangio tutto tranne il pesce. La mattina bevo molta acqua. Gli italiani sono molto eleganti. Gli olandesi sono molto allegri. Vedo molte donne vestite bene. Conosco molte lingue straniere. Molti autobus aspettano in fila. Le regioni italiane sono molte. Questi sono molto interessanti. Luca e Claudia sono molto belli. I nipoti stanno molto bene. Sto molto bene e sono felice. Molti amici sono arrivati adesso. Cerco di imparare molte lingue. Molti studenti arrivano in ritardo. Domani parlerò di voi alla professoressa. Non ho dato niente a voi ieri. Sicuramente parlerò di loro al professore. Non scrivo mai a loro, preferisco telefonare. Forse parlerò di loro al professore. No, non scrivo mai a loro. Mia sorella telefona solo a lui per studiare. Sì, io conosco proprio lui molto bene. Ieri ho dato il tuo indirizzo anche a lei. Forse esco con lei stasera. Marco e Maria, quando uscirete con noi? Signori, quando telefonerete a noi? Claudia chiama solo me ogni sera. Giovanni ha dato a me la sua penna. Claudia ha telefonato a te, non è vero? Lui vuole che io ti chiami stasera. Dottore, chiamo lei e non l'altro medico. Professore, le do il mio compito domani. Chi devo ascoltare? Cosa devo prendere? Quante persone ci sono? Perché non vieni con noi? Come mai arrivi adesso? Dove stai andando? Quale gelato preferisci? Quando compi gli anni? Chi ha rubato i soldi? Cosa vuoi fare domani? Come ti senti oggi? Non so come farlo. Perché non la smetti? Dove trovo un bagno? Quanto tempo ci vuole? Che giornale leggi?
Con chi vai al cinema? Di cosa parlate? A che ora c'è lezione? Quanta acqua bevi? Come fai a saperlo? Da dove vieni? Dove sono le chiavi? Qual è il tuo nome? Che lingue parli? Quanto sei alto? Qual è la tua auto? Dove lavori? Alla scuola di lingua ci sono molti studenti. Purtroppo non c'è il caffè per colazione. C'è molta gente al mercato di sabato. A Firenze ci sono sempre molti turisti. In questa stanza c'è un telefono. Nella torta ci sono i frutti di bosco. Ci sono molte cose da fare entro domani. Devo andare, c'è qualcuno al telefono. A Napoli c'è sempre molto traffico. Ci sono tante persone alla festa. In questa stanza c'è un divano. Alla radio c'è una bella canzone. Ci sono dei lavori in corso qui vicino. Nello stadio ci sono molti uomini. Sulla spiaggia c'è una bandiera verde. A Venezia ci sono i canali. C'è un incidente sull'autostrada. Per fortuna c'è tanto gelato nel frigo. In classe ci sono 22 studenti. In questa strada ci sono molti negozi. In piazza c'è una grande statua.